Un saluto e bentrovati alla Voce delle Istituzioni. Oggi incontriamo Francesco D'Alfonso, il direttore della Caritas di Belluno Feltre, che saluto e ringrazio per aver accettato l'invito. Grazie a voi per l'invito, Gianni. Iniziamo subito allora, è qualche tempo che non ci vediamo, a parlare, a fare un po' un aggiornamento sulla situazione dei vostri progetti, in particolare quelli che derivano dai fondi dell'8 per 1000, insomma, ci aggiorna un po' sulla vostra attività. Sì, allora diciamo che alcuni progetti restano quelli che avevamo lo scorso anno e proseguono anche se in forme nuove, no? I progetti 8x1000 che ci vengono. Diciamo, vengono resi possibili attraverso i contributi di Caritas Italiana, sono per noi due e rispondono a un'esigenza fondamentale, quella dell'ambito casa e l'ambito lavoro. Sono due dimensioni di grande sofferenza nel nostro territorio, non solo, ma insomma nel nostro territorio in particolare, e quindi cerchiamo di provvedere all'inserimento abitativo, questo sarà possibile farlo per 9 persone se riusciamo a tenerle per un anno o 18 persone se lo facciamo per 6 mesi e l'inserimento lavorativo, quindi chiamiamo questi progetti rete casa e rete lavoro, no? L'inserimento lavorativo avviene in due forme, diciamo soprattutto attraverso tirocini che vengono gestiti dal CEIS, che è il nostro ente gestore per questi progetti e che consentono ad una persona di rimettersi in gioco nel lavoro, di sentirsi ancora un po' protagonista della propria vita e magari di guardare con più fiducia al futuro, no? E per questo progetto noi immaginiamo di impegnare 7 persone con tirocini per un anno oppure 14 persone, forse la soluzione migliore, per 6 mesi, no? Ecco, diciamo che l'altra possibilità, oltre al tirocinio, è quella di integrare, no, i contratti per l'assunzione. Ci sono persone che potrebbero essere assunte, ma un'impresa può avere difficoltà a farlo in quel momento. Noi possiamo sostenere questa assunzione perché poi diventa molto utile per l'inserimento anche abitativo, per offrire la residenza e così via, no? Quindi rete casa e rete lavoro. Poi prosegue il progetto per il carcere, per i detenuti, ex detenuti o detenuti in pena alternativa, che chiamiamo progetto Esodo, che non è solo quello che noi sviluppiamo attraverso i fondi della Fondazione Cari Verona, che generosamente contribuisce anche quest'anno, no, a questo progetto, che interessa peraltro cinque diocesi del Veneto, no, Verona, Vicenza, Belluno Feltre, Vittorio Veneto e Venezia, ma anche attraverso adesione a bandi o progetti regionali, quindi con fondi regionali. Ecco, questo che è importante dire è che il progetto Esodo e comunque i progetti per il carcere, diciamo, rappresentano un po' un fiore all'occhiello anche dei nostri territori. Non è un'esperienza comune in Italia. E d'altra parte questo tipo di progetto ottiene dei risultati molto importanti perché riduce di molto, fino quasi ad azzerarla, la recidiva, che è la piaga più grossa, diciamo, no? Per chi esce. Parliamo di reinserimento sociolavorativo, ma spesso chi esce dal carcere dopo un po' ci torna. Ecco, l'obiettivo di questo progetto è non soltanto rendere migliori le condizioni di chi vive la detenzione, lavorando all'interno delle strutture, e sono parecchi quelli che nel nostro caso, no, lavorano nella casa circondariale, ma anche quello di favorire poi la formazione al lavoro, l'inserimento e l'accompagnamento anche psicologico talvolta delle persone una volta uscite dalle strutture, diciamo, detentive. Ecco. Quindi questo progetto rimane assolutamente importante, per noi è un continuo, no, che dura da 11 anni e vorremmo appunto che la cosa non terminasse. Diciamo che poi ci sono altri progetti che sono un po' nel DNA nostro, per esempio la formazione, no, dei volontari, degli operatori, per esempio l'attivazione di una rete di centri di ascolto, cosa che per noi è ancora in corso d'opera, nel senso che abbiamo attivato alcuni centri di ascolto interparrocchiali e stiamo pensando, abbiamo l'intenzione di aprirne altri a partire dall'autunno, diciamo, dopo l'estate. Sono partecipati questi centri d'ascolto? Beh, mi sembra di sì proprio, cioè noi abbiamo un sistema di accoglienza nell'incontro per i colloqui con appuntamento. Questo è avvenuto soprattutto nel momento del Covid, ma riteniamo sia la soluzione migliore. Le persone chiamano, diamo un appuntamento, c'è tutto il tempo di dialogare, di ascoltare. E poi in equipe, diciamo i volontari che formano il centro di ascolto, ragionano, valutano il caso e poi stabiliamo in sostanza come si può aiutare la persona.
La cosa più importante è fare un'analisi attenta dei bisogni, che non sempre sono quelli che vengono detti in prima battuta. A volte la richiesta è semplicemente di avere denaro per una bolletta, per l'affitto, c'è ricerca di lavoro, ricerca di casa, però qualche volta ci accorgiamo che ci sono dietro situazioni anche un po' più complesse. Questo in fondo ci conferma nell'ipotesi, no, che la povertà o la fragilità di una persona ha più facce, diciamo, no? È un po' polidimensionale, ecco, quindi. E cerchiamo di affrontarle come? Attraverso dei progetti individualizzati. Cioè non basta dire adesso ti aiutiamo, ti diamo soldi per la bolletta. Bisogna capire come la persona poi diventa autonoma, perché se non diventa mai autonoma tornerà sempre, no, in modo cronico a chiedere aiuto, perché ci sono anche queste cose. Nei centri di ascolto abbiamo una parte di cronici, diciamo, cioè persone che tornano a ogni difficoltà, e una parte di persone nuove che non erano mai venute al centro di ascolto, e altre per le quali un progetto si può dire che è partito e forse anche funziona. Chiaramente non possiamo dare un termine preciso ai progetti, perché alcune persone hanno bisogno di più tempo, altre di meno tempo per trovare una forma di autonomia. Quello che a noi È importa, soggettivo. esatto, quello che noi importa è promuovere attraverso una rete, no? Promuovere l'autonomia della persona, la sua dignità e anche il suo protagonismo, diciamo, cioè ciascuno ha delle doti, ha delle risorse che vanno messe in gioco, quindi non vogliamo fare le cose sulle persone, ma con le persone, ecco. Ha citato la pandemia, ci ritorniamo, le chiedo, così è stato un periodo devastante dal punto di vista dell'aumento della povertà. Adesso le cose come vanno da quel punto di vista? Dal punto di vista dei contagi, diciamo, forse siamo ancora così, il Covid c'è ancora, è un po' meno grave, però l'emergenza sembra passata. Dal punto di vista vostro, Allora, noi abbiamo, cosa ha lasciato, diciamo, sì, questa noi pandemia? abbiamo raccolto dei dati che sono anche validi a livello nazionale. Nel 2021 rispetto all'anno precedente c'è stato più di un 7% di aumento, no? Di persone in difficoltà che sono venute ai centri di ascolto. Noi abbiamo sperimentato qualcosa di, diciamo, di conforme a queste stime, ecco. C'è stato poi un momento nel quale quest'anno le cose sembravano decisamente in via di miglioramento, no? Nuove prospettive di lavoro, anche se precario, spesso a tempo determinato, però in sostanza chi cercava lavoro spesso lo trovava, no? E abbiamo così avuto l'impressione che per alcune famiglie ci fosse un momento di ripresa. Va detto però che la crisi precedente ha messo in difficoltà in modo talmente marcato alcune situazioni familiari. Quando uno, per esempio, non riesce a pagare l'affitto per alcuni mesi, entra in uno stato di debito, diciamo, conclamato che diventa molto pericoloso e poi avvicina lo sfratto, non è così facile intervenire a cose fatte, cioè quando ormai uno ha accumulato debiti elevati, no? Quindi questa cosa rimane ancora, no? Uno strascico lungo di situazioni molto, molto, diciamo, disagiate, ecco. Però nel 2022 c'è stato un momento di sollievo, diciamo pure, no? Ora quello che io temo, e a quanto pare non è certo soltanto un mio timore, ma insomma se ne parla in Caritas italiana, ma se ne parla a livello nazionale, è la crisi che ci aspetta in autunno, dove il rischio della chiusura delle imprese significherebbe una drammatica, diciamo, fine proprio delle, diciamo, delle speranze di reinserimento socio-lavorativo, no? Quindi questo, io credo, per noi sia una cosa molto importante. Come prepararci? Ecco perché dicevo prima progetto, lavoro, rete casa. Rimangono le cose fondamentali, no? Il momento nel quale le nubi si addensano, siamo sicuri che ci saranno, non sappiamo ancora quale sarà l'impatto effettivo, ma rischia di essere molto molto forte, insomma. L'ombra della guerra dunque tocca anche noi, questo mi porta a parlare dei progetti vostri internazionali, soprattutto per quanto riguarda in questo momento l'Ucraina. Sì, noi aderiamo a quello che è l'intervento delle Caritas in Italia, e comunque è un bisogno che ci è piovuto addosso, no? All'improvviso, e che non soltanto come Caritas, come chiesa locale, diciamo anche come società civile, è stato, direi, accolto in modo abbastanza efficace, no? Sono stati numerosi i rifugiati venuti qui nel nostro territorio, al momento ce ne sono circa 2.500 sul territorio bellunese. Come chiesa locale noi abbiamo messo a disposizione fin dall'inizio canoniche, abbiamo segnalato disponibilità di famiglie che mettevano un appartamento a disposizione,
è stato dato anche, diciamo, generosamente l'uso come Covid-Hotel del centro Papa Luciani, e messa a disposizione anche una struttura che è la casa delle suore di Lamon, anche se poi non è stata mai utilizzata fino ad oggi. Quindi dal punto di vista accoglienza c'è stato un impegno, uno sforzo che comporta anche delle spese per le parrocchie. Quindi noi con i soldi ricevuti, le donazioni ricevute, abbiamo mandato in Ucraina e nelle Caritas dei paesi confinanti molte risorse, qualcosa è rimasto qui per soccorrere le persone che sono in mezzo a noi per far fronte alle spese, diciamo, di un'accoglienza primaria fondamentale. Ecco, è vero che alcuni sono rientrati a casa o stanno rientrando, però la situazione credo che debba ancora prolungarsi nel tempo. Ecco, nessuno di noi sa dire come finirà. La guerra sembra sempre più cinica, sembra sempre più indifferente alle attese, alle speranze, no, di pace, e prosegue, come dire, come una cosa inerte, no? Va avanti, va avanti. E questo sembra anche doloroso per il fatto che non esiste a livello internazionale nessun organismo, neanche le Nazioni Unite, in grado di intervenire in modo efficace, no? Se non parzialmente, limitatamente sul tema del grano, per esempio. E anche presso l'opinione pubblica c'è una sorta purtroppo di senso di abitudine malsano alle situazioni di guerra, come è successo in Afghanistan dopo la presa, il colpo di Stato, insomma, dei talebani. Adesso non se ne sente più tanto parlare, non è più. Invece in Invece. Afghanistan la situazione rimane molto grave dal punto di vista dei diritti umani fondamentali, certamente per le donne, cioè metà dell'umanità, diciamolo francamente, no? Non è un caso di una minoranza, è la metà della popolazione di un paese, no? Metà dell'umanità che vive in condizioni di non dignità umana. Ed è una cosa che dovrebbe far gridare le piazze, non si sente movimento su questo. Io ricordo gli anni in cui si protestava per tutto nel nostro paese, no? Ma queste cose non toccano più nessuno, non diventano un problema per le comunità, no? Il fatto che troppe persone manchino dei diritti fondamentali, dell'istruzione, del lavoro, no? Di una vita sociale normale, ecco. Poi c'è il problema di tutti coloro che risultano critici verso il regime, che sono invisi per ragioni etniche, per ragioni religiose e così via, e che rischiano molto, rischiano la vita sotto il regime dei talebani. Noi stiamo pensando ad attivare, ad esempio, un corridoio umanitario grazie all'apporto della comunità di Sant'Egidio, e questo, diciamo, per noi è un problema assolutamente vitale per le persone coinvolte. Stiamo purtroppo aspettando mesi per riuscire ad attivarlo, e nel frattempo accadono delle cose che possono essere molto pericolose per queste persone che devono essere messe in salvo. Quindi noi facciamo quello che ci viene offerto come possibilità, ma abbiamo bisogno anche di una rete attorno, no, che ci permetta di raggiungere l'obiettivo, e non è così facile, diciamo. Però stiamo attivando questa rete anche insieme al comune, insieme ad altri enti, vedremo un po', ecco. Siamo quasi in chiusura, abbiamo parlato un po' di progetti interni e progetti esteri, c'è tempo per questa ultima domanda. A livello di volontari siete a sufficienza? Siete, insomma, sufficienti come numero di personale o c'è sempre bisogno di aiuto? Allora, diciamo questo, che di per sé ci sarebbe sempre bisogno, no? Ma finché non hai delle strutture anche, no, anche ben congegnate, diventa anche difficile impiegare in modo opportuno poi dei volontari. Quindi le due cose vanno insieme. Ci vorrebbero, da un lato, operatori anche, io dico, anche in maniera stabile, continuativa, e un ambito di volontari che riempiono, diremmo così, un po' tutti, no, i buchi, no, di una realtà di servizio. Ne abbiamo di volontari, alcuni sono anche molto impegnati, e quindi potremmo dire in maniera stabile, come fossero operatori a contratto, potremmo dire, altri che sono impegnati per alcune ore. Diciamo che questo è un terreno da coltivare, no? E per noi è importante coltivarlo, soprattutto attraverso una formazione adeguata. Però possiamo dire che in questo periodo, proprio dal momento del Covid, mentre da un lato si chiudevano tante, no, tante strade, anche dal punto di vista della circolazione e della libertà di movimento, dall'altro c'erano persone che dicevano: io vorrei dare una mano, cosa posso fare? E anche una settimana fa è arrivata una chiamata che dice: io vorrei dare una mano alla Caritas, no? Questo ci riempie di gioia e ci mette anche davanti a una responsabilità: come fare in modo che non si perda l'entusiasmo di chi decide di impegnarsi, come fare in modo che diventi utile agli altri, no? Attraverso una formazione anche che mantenga un po', come dire, lo stile, il metodo, il modo di lavorare della Caritas. Quindi l'appello c'è sempre, però comunque
insomma, basta telefonare, no? Ha Sì. detto ai vostri uffici Sì, qualora e qualcuno se posso, volesse. l'appello anche a non dimenticare che la questione ucraina non è finita, quindi i bisogni anche dal punto di vista economico, no, di un intervento in Ucraina o nelle zone in cui ci sono molti profughi rimane attuale, insomma. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Io ringrazio Francesco D'Alfonso, direttore della Caritas di Belluno Feltre, per questa chiacchierata. Grazie a voi, Ci grazie a voi. sentiremo presto, prossimamente, per qualche nuovo, insomma, sviluppo. Grazie a voi per averci seguito. Arrivederci.